E poi gol! Quindi Toscano lascia da Sarri, Sarri in mezzo per Laudanno, e contatto! Sommella rivista la taglia, sotto, anche sotto! Sommella! Ecco a cercare Peluso che perde palla, attenzione a Sarri, il sinistro! Sorgente, va Carbone! Italo, prova Pezzuoli in avanti, Pezzuoli prova a girarsi a destra! Ferretti con Mancino! Il super gol di Ferretti! Inizia con il gol subito, la grandissima botta, vantaggio subito degli Xbox, incredibile, contro i De Schilde si parte quindi dall'1-0 con la rete di Sarri, ha messo il pallone all'incrocio dei pali. Esecuzione perfetta ed è subito 1-0. Può ripartire Laudanno alle finte. Poi recupera tutto Liguori. Se ne va. Liguori dentro. Vaglia clamorosamente. La canfora. Faiella alle finte di Faiella. Dentro c'è Paduano che sbaglia il controllo. Può ripartire Liguori. Quindi Confessore che botta. Palla fuori di poco. Sì. Fa niente. Laudanno, il gol di Laudanno, raddoppio di Gisbomf con Laudanno, azione insistita e Laudanno realizza il gol del 2-0. Pallone dentro, Liguori scarica largo per la canfora. Paduano ancora, cerca Sarri a giro, che gol, uno più bello dell'altro oggi, c'è il piede caldo e si vede, sono 3 per Sbomfsch, 3-0, non so, sono i piazzetti, il contropiede, Confessore con Liguori, pallone fuori di poco, suona la carica per i suoi il capitano. Laudanno la regala, la canfora apre per Liguori col Mancino, pallone che sfila di pochissimo al lato. La conclusione e il gol di Acanfora che fa 3-1 e riapre il match. Acanfora non esce il portiere, Acanfora lo buca, 3-2. Doppietta per Acanfora, il 3-2 sul quale si chiude il primo tempo, match riaperto, sembrava tutto facile per Gisbomf e invece reazione di cuore dei The Shield che trovano il 3-2. Io tu Guillemi non gioco. Inizia il secondo tempo di questo match tra Sbomf e The Shield. Punteggio di 3-2 per Gisbomf. The Shield nel finale del primo tempo hanno trovato 2 gol, hanno riaperto un match virtualmente chiuso. La canfora, la piazza, vola, mette in corner il numero di Laudanno che poi non trova il contatto, il problema, la rovesciata di Sarri centrale. Tutti contro la linea, una congiura. Bellissimo il pallone di Confessore per Acanfora, che non colpisce bene il pallone, che occasione. Daniele, sette mi arbitri tu. Bella la sponda di Spalla, poi la conclusione. Che azione, che gol. Calcio champagne di Xbomsch. Mamma mia. Espadriglia di Laudanno, conclusione al volo all'incrocio di
Fai Ella! No. 4-1. Ma Canfora a battere il corner dentro, c'è Liguori che controlla e poi spedisce Auri. Liguori! Mamma mia, mi hai visto l'altra volta? Tu c'eri Toscano, riparte Toscano! Ma solo per il gol. Che quello no, anche altri due Sarni. Ancora, se segna Sarni è il migliore in campo. Non lo è. Finisce qui. Vittoria per 4-2 Degis Bombs. Grandissima prestazione. Tre punti meritati in vista dei playoff. Chiudi. Quanto c'ho di memoria? 120. Allora siamo qui con Faiella che ci dimostra ancora una volta la sua classe. Per te un gol bellissimo in questa vittoria per 4-1. Ti sei meritato la medaglia del migliore in campo. Bellissima. E questa è esclusiva. Senti, una bellissima vittoria la vostra. Oltre al risultato è stato davvero il gioco essere bello. Il tuo gol è stata la prova. Una dimostrazione di come vi trovate bene e come giocate bene di squadra. Sì, venivamo da tante sconfitte perché non giocavamo quando giochiamo appunto di squadra. Toscano veniva sempre che aveva fatto 2-3 scopate prima di giocare. Purtroppo lui chiama tantissimo, non ce ne lascia nemmeno una a noi. Ecco, sì. Una vittoria che voglio dedicare a mia moglie incinta. Al bambino che nascerà, lo chiameremo Diego. Diego Armando ovviamente Toscano continua a fare il coglione e... Toscano sarà il padrino. Se posso fare una domanda pure del torneo, ma sì, secondo voi sì, quanto cazzo chiava Toscano? Che lo chiedi a noi, dovete chiedere alla lui. Non so, secondo voi un'opinione pubblica. Dico una cosa, questo non lo faccio. Questa non la facciamo vedere alla mia ragazza. La facciamo vedere, la tagliamo anche. La ragazza che tagliamo. Voglio ringraziare il Peppe Laudan con quel colpo di spalla. Un super assist. E va bene così. Senti, la settimana prossima iniziano i playoff. Non so ancora contro chi giocheremo. Però Iscassam. Non temete nessuno. Non temiamo nessuno. Forse un poco Dinamo Palizzi perché non sanno proprio giocare, quindi non ci possiamo mai aspettare qualcosa, non lo so. Va bene, complimenti, in bocca al lupo. Grazie, ciao. Ciao ragazzi. Chiudi.